so che so. Ecco, l'agricoltura che noi abbiamo è, so che so, ma è effettivamente molto ridotta, nel senso che storicamente era una riserva di caccia il parco, quindi abbiamo dei roccoli che sono praticamente dei filari d'alberi sui quali venivano stese delle reti per un selagione. Veniva usato storicamente per la legna e dal punto di vista, diciamo, dell'alimentazione, come dire, il territorio veniva sfruttato a campi, no? Di grano principalmente. Si diceva che i contadini andassero dalle stelle alle stelle in campagna, perché coltivavano dalla mattina presto fino alla sera tardissimo. Questo un po' là. E per cui ci sono dei casotti che non sono né cascine né diciamo, né case in campagna, ma sono delle casotte semplicemente dove dormivano durante la stagione di coltivazione. Quindi questo. Ora abbiamo anche noi qualche, diciamo, qualche grano in particolare, i cereali sostanzialmente, il farro, viene lavorato e viene panificato, quindi abbiamo qualche rivendita in questo prodotto. Altro prodotto è il formaggio. Nel senso che ci sono degli allevamenti, c'era una formaggera, si chiamava la formaggera del gusto, che era particolare perché veniva lasciato il latte 3 giorni a, magari adesso fai formaggi e ti dà una roba pazzesca, però veniva lasciato tagliare 3 giorni, quindi quasi è andato male, poi veniva messo in uno straccio e lasciato fuori dalla tomba, quindi la notte per perdere il liquido. Dentro poteva essere messa della cipolla, o qualche spezia, e veniva consumato praticamente in campagna proprio la giornata, diciamo, successiva. Adesso c'è una versione di questo formaggio che è, diceva, formaggella, si chiama, adesso non, io non so ben dire tutto, però viene fatto a Nola.